Buongiorno, ci troviamo a Piazza Sant'Eulosia per l'inaugurazione della sede Riprogettiamo l'Aviano. Siamo alla presenza dei consiglieri di opposizione, quindi Enrico Romagioli, Sabrina Verri, Francesco Montecuollo, Gianluca Casagrande Raffi, Tiziana Caffarotti e Ilaria Neri. Allora, buongiorno a tutti voi. Oggi parte il progetto, appunto, Riprogettiamo l'Aviano. In cosa consiste? Qual è l'obiettivo di questo progetto? Allora, diciamo che la nostra esperienza ormai di 5 anni come consigliere di opposizione ci ha visto confluire in un unico obiettivo, che è quello appunto di ridare al nostro paese quello che c'era all'inizio, quello che i padri fondatori avevano pensato per questo nostro territorio. Ci siamo resi conto in questi anni di opposizione, in cui abbiamo studiato, abbiamo elaborato mozioni, abbiamo fatto tantissime proposte, che in realtà l'attuale amministrazione è molto distante da quello che noi pensiamo. Quindi non condividiamo la loro politica economica, non condividiamo le loro politiche sociali, non condividiamo nulla. Per questo motivo abbiamo unito le nostre forze, e in questi anni ci siamo veramente ritrovati, pur provenendo da diverse realtà associative o comunque politiche, e ci siamo ritrovati proprio per riprogettare il nostro paese. La cosa importante è questa, però, che ci siamo resi conto che i consiglieri che si trovano poi a lavorare nel comune non possono farlo senza i cittadini, e per questo la sede è necessaria, proprio per ascoltare tutto quello che devono dirci i nostri concittadini. Mettiamo al centro la persona, e il rispetto della persona passa attraverso il rispetto dell'ambiente, attraverso il rispetto di ogni forma vivente che esiste nel nostro paese. Ok, quindi la sede sarà aperta ogni domenica, domenica mattina. Sì. E oltre alla vostra presenza qui in loco, in che modo il cittadino, la persona, può rivolgersi a voi per farvi presente le eventuali problematiche da esporvi? Allora, come sempre, noi ci troviamo tutti sui social, e tantissime persone ci contattano proprio attraverso i social, o chi ci conosce meglio tramite WhatsApp. Quindi siamo veramente sempre a disposizione. Poi per tanti di noi che lavorano all'Aviano, tante persone sanno dove cercarci. Abbiamo voluto però proprio un luogo apposta affinché tutto fosse centralizzato sullo studio della persona, come ha detto benissimo la collega Verri. Però i cittadini sanno bene dove trovarci. Questo posto serve anche durante la settimana, magari tutti noi lavoriamo. Abbiamo realizzato anche dei questionari da poter inviare, da poter prendere direttamente qui in sede, dove ogni cittadino può scrivere quello che ritiene più giusto nella propria sede dove abita. Magari a noi può sfuggire qualcosa, qualche problema che insiste sul territorio da anni, ma magari a noi può sfuggire, perché coprire l'intero territorio diventa veramente difficile, anche se siamo in parecchi, insomma. Però l'idea è proprio questa: capire quali sono le problematiche vere, reali e fattive di ogni cittadino. Quindi ci possono scrivere, possono presentarsi qui, possono imbucare nella nostra cassetta di posta tutte le richieste che ritengono opportuno, ci possono contattare, ci possono trovare nei nostri posti di lavoro. Quindi siamo a completa disposizione.
Come ho scritto anche sulla mio su Facebook, praticamente l'idea è quella di cambiare le regole del gioco, nel senso che il cittadino oggi si trova a partecipare nella vita politica solo attraverso il voto, e questo non va più bene. Il cittadino deve essere allo stesso tempo amministratore, coamministratore di chi lo rappresenterà. Quindi dalla democrazia rappresentativa vorremmo arrivare a una democrazia partecipativa. Quindi, riassumendo, i canali per raggiungervi saranno la domenica mattina la sede di Piazza Santa Eurosia, quella in cui ci troviamo in questo momento. Sì. Tutti i giorni, in qualsiasi momento, via email, oppure lasciando una lettera, un biglietto, qualcosa comunque di scritto al di fuori della sede, dove c'è una cassetta postale che verrà svuotata periodicamente. È un tornare a fare la politica fra la gente per la gente, cioè non è più la politica che si trova all'interno del palazzo o soltanto tramite i social, ma dobbiamo veramente, quello che quando si parla di trasparenza e di partecipazione non deve essere soltanto visto come una chimera o soltanto una bella parola che rimane tale, è tornare in piazza, tornare fra i cittadini per ascoltarli, perché la cosa più importante per noi, che è fondamentale, è l'ascolto. Tornare fra gente, fra i cittadini, fra le persone, per ascoltarli, perché è fondamentale noi per capire i bisogni e le necessità di una comunità, di un'intera comunità che è grande, che è vasta, e soprattutto ci sono tante zone ancora, diciamo, lasciate un pochino indietro. Noi vogliamo tornare, oltre che con la sede in piazza, faremo anche torneremo nelle contrade ad incontrare i cittadini anche nelle contrade. Loro, i cittadini, vengono da noi, ma anche noi andremo dai cittadini per ascoltare. Questo messaggio di rivalutazione dell'aspetto umano, della relazione tra la politica è il punto di partenza più importante comunque per la stesura anche del nostro programma elettorale. Comunque ascoltare i cittadini e partire proprio da questo, da quelli che sono gli effettivi bisogni della gente. E a proposito di aspetto umano, pensate di fare delle aperture settimanali? Sì, questo è previsto, naturalmente dobbiamo concordarlo perché ognuno di noi ha un lavoro con orari precisi, quindi a turno, però nei pomeriggi noi riusciremo a coprire anche questa fascia della settimana. Sì. Okay. Quindi in questa fase di organizzazione sono previsti dei supporti? Avete delle persone che vi supportano questo progetto? Sì, se adesso andiamo, possiamo uscire, perché sentiamo anche le altre persone che sostengono questo progetto da sempre. Ci spostiamo per il livello di assembramento fuori dalla sede. Sì, perfetto. Grazie. Ci siamo spostati all'esterno della sede Riprogettiamo l'Ariano, dove insieme al gruppo dei consiglieri di opposizione si trovano anche i coordinatori e i sostenitori. Quindi vi facciamo in bocca al lupo per questa campagna di ascolto che è stata inaugurata oggi, Piazza Santa Eurosia. Grazie, grazie. Aspettiamo i cittadini. Grazie. Vi aspettiamo.